Avanti TV, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Bella. Noi siamo Gillo e Isativa Luz Ensemble, ci piace pure anche a noi, live and direct dal Branca Show di Castel Santeria Civita Castellana, Conquering the Tuscia e Old Tufo in Other Place, Just Let It Be the Land Stand e poi Rendenzi. Volete dire qualcosa a voi? Siamo qui questa sera tutti insieme per fare l'ennesimo live, il prolungamento del tour estivo, ancora questo, che è andato molto per le lunghe perché è stato un bellissimo tour estivo. Senza perdere tempo così in chiacchiere, diciamo che abbiamo, ci siamo incontrati subito, al volo abbiamo prodotto questo disco, si chiama Happiness, è uscito a giugno, il 21 giugno 2017. Senza mezze misure, amici. Contiene 6 tracce e lo trovate su tutti i digital store. Noi siamo molto orgogliosi di questo prodotto perché riunisce quello che secondo noi reggae a modo nostro, cioè un rock reggae molto personalizzato e ci identifica, c'è il sound che ci identifica. Quindi, è stato autoprodotto e molta fatica, lo stiamo autoportando in giro da giugno a questa parte, abbiamo suonato tantissimo, tantissimi posti e lo diffondiamo. E quindi cioè, presentatevi magari personalmente. Allora io sono Zac e sono la batteria. Il nostro simpaticone frontman. Vabbè, mi conoscono già da 20 anni, insomma, io mi chiamo Gillo, mi piace il reggae a noi e niente, ho incrociato questi ragazzi un paio d'anni fa in una pomeriggio bucolico a tema Rosticino, con i bonghi e le chitarre abbiamo fatto la reggae music e di lì a poco abbiamo deciso di suonare insieme e pertanto abbiamo avuto il suddetto supporto, il suddetto EP, collaborazione con Asson Abyss dalla Spagna, il Vibra di Modena e hai registrato al Bastard Studio come se faceva la volta 40 anni fa, rock and roll. Bellissimo, bellissimo, particolare, artistico. E tu invece sei? Io Paolo il tastierista, a seguire Jack alla chitarra, Marzio al basso e Zacchi alla batteria, già presentato la città. Quindi vi siete incontrati casualmente? Casualmente? All'inizio non poi con immenso piacere si è aggiunto il nostro attuale bassista. In origine chitarrista, ma che ha riscoperto il basso in questo regista del video che è poco uscito, un lyrics video, così mettiamo in condizione di tutti di capire anche su tutti i social network, YouTube, sì, sì, sì. E su altri TV, insomma. Don Ciulò, diretto da Marzio, illustrato da Daniele Plungo, se non ero. Sì. Le prospettive future, insomma, quali sono? Beh, su questa miscela rock reggae. La pizza. Ma brevissimo ci potrebbe essere la pizza. La pizza che cioè, buona a chilometro zero del contesto della Valle del Treia, abbiamo detto. Treia di della Tuscia intera. Stiamo quindi lavorando già alla stesura di nuovi brani che speriamo di far uscire in primavera e così da continuare. Quindi un altro tour, un altro disco, sempre. Sì, la speranza è quella, poi certo. Il lavoro è tanto, però ce la mettiamo. Però fortunatamente c'è il Gillo che ci riporta uguale, perché il lavoro è quello che è. Quindi c'è questa fusione tra il reggae tipico, insomma, dell'area. Ma vedi, guarda, una cosa che ci piace molto e che è bene organizzare è che noi non suoniamo reggae, noi facciamo musica, no, sostanzialmente, ma quello che ci piace dire è che noi facciamo rock and roll. Lo stesso Bob Marley, quando fu presentato alle masse, fu presentato come un artista rock, il rock and roll è quello che deve spiegare la libertà che c'è nella musica, no? Il rock and roll è il lucifero della musica, no? Il lucifero nel senso la creatura più bella, non la più diabolica. E la reggae music è semplicemente l'accento, il colore al rock and roll che del quale siamo tutti schiavi mattina, pomeriggio e sera. Lo puoi chiamare roots, lo puoi chiamare reggaeton, ma sempre il rock and roll, la rottura, no? La pompa che c'è dietro. Reggaeton per modo. Ho detto una cosa grandiosa, il grande Gillo. Però insomma. Un parallasse importante, ma reggaeton. Anche un po' di identità. Reggaeton, stava a scherzare, reggaeton. Anche un po' di cultura. Stava scherzando. Di cultura della conca.
Allora, c'è, no? No, questo è un brano, non lo svegliamo, lo facciamo dopo. E lo svegliamo, ma... Lo lasciamo vedere, lo vedrete tra... ancora velato. Tra sei mesi. Vabbè, volete lanciare, che ne so, un messaggio? Qualsiasi cosa, sì, sì. Volete lanciare di tutti. Alle ragazze, che ne so, non lo so, alle vostre mamme. A tutti di cercarci nell'internet. Vedete sulla zampa e andarci a cercare Erbine, se cercare Gillo e Sativa Puzzo Ensemble, perché se siete in cerca di musica buona, musica positiva, questo disco è quello fatto per voi. Musica originale, che viene assolutamente. Da assolutamente, quindi facciamo un appello a tutti quelli, insomma, che vogliano, che vogliono copiarci i brani, fatelo tranquillamente. Noi siamo sì, molto proprio, noi siamo per la condivisione, un punto, no, dicevamo prima. Copiare tranquilla, è un onore essere plagiati. Io lo faccio da una vita, plagio chiunque. Questa è rivoluzione, cioè questa è rivoluzione che rompe proprio tutti i schemi. Condivisione, competizione per la condivisione e il plagio senza ritegno. Perché comunque quando una cosa spacca è bene anche plagiarla, no? Sì, 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 cioè è chiaro. Ci lusinga. Infatti, si migliora, si migliora. Ci lusinga, se teniamo. E volevo, ecco, lasciare ai posteri anche Brancaccione, nel senso che questo è un locale che secondo me va valorizzato, è bellissimo, molto, poi materiali riciclati, molto, naturali. Molto vintage, molto caldo, accogliente, stasera spaccheremo tutto con la reggae music travestita da rock and roll. E quindi, cioè, quindi la faremo grossissima, ecco, a breve. Facciamo un saluto. Non vediamo l'ora che spingi off per farla grossa. E allora facciamo un saluto speciale a Elettri TV, Elettri TV, per averci dato questo spazio. E insomma, vive reg e viva le nostre mamme che ci hanno fatto, ecco, così belli e simpatici, soprattutto. Dai, regà, ciao. Alla mia più che alle altre, insomma. Brava delle altre. Ciao, ciao, buon concerto. Grazie.